Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute e benvenuti a tutti. Un particolare benvenuto alla Presidente Bachelet, bentornato, bentornata a Palazzo Chigi. Siamo davvero felici di ospitarla in Italia, di ospitarla a Roma, a Palazzo Chigi, dopo l'incontro del Quirinale con il Presidente della Repubblica, dopo l'incontro con tante autorità nella giornata di oggi e anche per l'importante ruolo che la Presidente Bachelet avrà nelle prossime ore con Women for Expo, che è una grande iniziativa culturale, diplomatica nella lotta alle discriminazioni di genere e nell'affermazione dei valori che viene promossa all'interno della grande cornice dell'Expo. È un'occasione per noi molto importante. Io stimo molto Michelle come una grande personalità che ha fatto uno straordinario lavoro nel suo primo mandato e che è Presidente della Repubblica da un anno e mezzo, più o meno, nel mandato successivo. Le ho fatto i migliori auguri di buon lavoro e l'in bocca al lupo come primo atto da segretario del mio partito, perché sono stato eletto segretario proprio nei giorni dell'elezione della Presidente Bachelet in Cile, quindi molto molto felice anche di questa coincidenza. Abbiamo discusso a lungo di tante questioni, abbiamo discusso di una legge elettorale che porta il 40% di donne in Parlamento, che è la legge cilena ma è anche la legge italiana, abbiamo discusso della riforma della scuola, che porta tante cose chieste e date ai professori e anche qualche polemica e protesta, che è la riforma della scuola in Cile e in Italia. Abbiamo discusso di valori culturali, civili e anche di interscambio economico. Sapete della importante presenza innanzitutto dell'Enel in Cile, ma anche di altre aziende infrastrutturali e di una presenza corposa della comunità italiana in Cile e della comunità cilena in Italia. Andranno affrontati alcuni temi di discussione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a vario livello. Quindi abbiamo discusso di molto, abbiamo discusso dei nostri comuni valori che ci vedono impegnati nelle grandi sfide internazionali, e allora io sono davvero felice e orgoglioso di poter dire che l'amicizia tra il Cile e l'Italia è molto importante per tutti noi. Spero presto di poter restituire la visita alla Presidente Bachelet. Nel frattempo lavoreremo perché le tante aziende italiane che vogliono lavorare in Cile, le tante aziende cilene che vogliono lavorare in Italia, le donne e gli uomini cileni che stanno qua in Italia e le donne e gli uomini italiani che stanno in Cile si sentano parte di un destino comune e di una comunità unita. Questo è il nostro lavoro congiunto, comune. Di nuovo grazie Presidente Bachelet, grazie per la tua leadership, per la tua visione e complimenti per i risultati che hai ottenuto nel primo mandato. Abbiamo parlato di asili nido, di occupazione, di questioni vere, concrete, importanti. Sono assolutamente certo che nel secondo mandato farai ancora meglio del primo, quindi in bocca al lupo e buon lavoro e grazie di essere qui. A te la parola. Muchas gracias, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Renzi. Muy contenta de estar acá nuevamente en Italia, pero también a partir de la invitación que usted me hiciera en Nueva York, cuando tuvimos una reunión en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como ha dicho el Presidente del Consejo de Ministros, hemos tenido un diálogo y una reunión muy fructífera, mirando cómo profundizamos aún más en áreas de interés esta relación excelente que ha tenido Italia con Chile, Chile con Italia en las distintas etapas históricas que nos ha tocado vivir. Y en el día de hoy hemos tenido la oportunidad de también hacer un reconocimiento a ese apoyo que Italia le dio a Chile en los momentos oscuros de nuestra historia, al colocar la placa del Chile Democrático en el edificio donde estuviera la Oficina de Chile Democrático, al entregar Horacio Salinas la partitura de la canción Mercado Testacho, en el Mercado Testacho, al alcalde de Roma, en recuerdo de lo que fue la acogida que Italia tuvo a tantos de nuestros compatriotas que salieron al exilio.
Hemos trabajado con el presidente del Consejo Ministro mirando cuáles son las áreas que hoy día llevamos en adelante y que queremos profundizar, porque tenemos un excelente intercambio comercial, pero hay áreas donde podemos seguir creciendo. Podemos seguir creciendo en el área de la energía, ¿no es verdad? En el área económica tenemos también otros acuerdos que hemos firmado. La ministra Pinotti, cuando estuvo en Chile, firmó el acuerdo para un acuerdo de cooperación entre ENAER y la empresa aeronáutica italiana. Y también para en el área energética, ¿no es verdad? ENEL tiene planes de inversión en Chile de 5.000 millones de dólares hasta el 2017, en áreas como, bueno, obviamente renovables, geotermia, solar. En el área política hemos conversado sobre continuar colaborando en Naciones Unidas. Hemos apoyado la candidatura de Italia al Consejo de Seguridad y también en lo que puede ser el acuerdo de modernización del acuerdo de Unión Europea con Chile, que ha iniciado desde el mes de abril el proceso de modernización, luego de la evaluación de muchos años de un intercambio y un acuerdo muy exitoso. También en lo cultural hemos hablado de lo importante que Chile quiere seguir teniendo una presencia cultural muy importante. Chile ya viene hace años siendo partícipe de las bienales de Venecia, de arte y arquitectura. Estamos trabajando en la idea de un comodato por 20 años para que podamos tener ahí una presencia más permanente. Participaremos también en la séptima conferencia de Italia en la América Latina, que será en Milán en los próximos días. Y sin duda visitaremos este día sábado la Expo Milán, visitaremos el stand de Italia, pero también el de Chile, y también esa otra área agroalimentaria que es tan importante en nuestra relación. Seguiremos trabajando en la relación en infraestructura, en ingeniería, en construcción, en minería, ¿no es verdad? Ya decía, defensa, agroalimentario y obviamente la cultura. Creemos que tenemos una relación espléndida de países, que tenemos un conjunto de desafíos importante. El ministro ya lo ha planteado, el primer ministro, en términos del tipo de reformas que Italia ha llevado adelante, que Chile está llevando adelante, reformas en el ámbito de lo político y de la mayor presencia de las mujeres en el ámbito de la política, con el 40% al menos de candidatas. En el ámbito de la educación, él ya lo manifestaba, con desafíos similares. En el ámbito de lo laboral, cada cual de acuerdo a su realidad, también pensando en cómo genera condiciones laborales las más adecuadas para la realidad del país. Nosotros hicimos también una reforma tributaria que nos permitiera financiar la reforma educacional, pero también en una agenda muy importante de probidad, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Hemos intercambiado experiencias, puntos de vista, y ha sido una reunión extraordinariamente fructífera que nos llena de alegría y que esperamos que podamos seguir concretando, y esperamos al presidente del Consejo de Ministros que nos visite en Chile a la brevedad. Grazie, Presidente. Abbiamo fatto una scommessa con la Presidente per vedere di che cosa parleranno le due domande. Ci siamo detti scherzando, adesso vediamo le due domande. Prima la domanda, chi fa la domanda, Filippo? La domanda cilena, italiana? Cilena, prego. Cile, Presidente. Buonasera. Presidenta Bachelet, la pregunta es, ¿qué garantías le puede dar Chile a las inversiones italianas, de las que ha hablado el presidente Renzi, cuando usted hoy reconoció en el diario República que ha habido corrupción en su gobierno? Y además, presidenta, necesitamos saber si que Italia y mañana el Vaticano mantengan neutralidad frente a la demanda marítima boliviana ante la próxima visita del presidente Evo Morales aquí en Italia. Lo primero, que en Chile yo no he dicho que haya habido corrupción. Lo que yo he dicho es que ha habido situaciones que tenemos que tener todo el marco jurídico, legislativo, de normativas que nos permita que hechos que no nos gustan no se vuelvan a producir. Y por tanto, Italia ha estado en Chile hace rato, continuará en Chile, y esa es la información que hemos tenido de muchos inversionistas, porque cree que Chile es un país que tiene un país estable, que tiene condiciones políticas y económicas adecuadas, que tiene reglas claras, que no cambia las reglas en cada momento y, por tanto, tiene las mejores condiciones para poder invertir ahí y, por un lado, aportar con esa inversión en el desarrollo de Chile, pero también que sea un beneficio para Italia.
En ese sentido es que yo creo, y por eso hemos conversado muy abiertamente sobre la agenda de probidad, de transparencia y de anticorrupción, porque justamente la diferencia de Chile con a lo mejor a otros países que no quiero yo calificar, es que detectando un problema, de inmediato buscamos las soluciones y las respuestas para ello y para que nunca más algo así vuelva a suceder. Pero yo lo he dicho muchas veces, Chile no es un país corrupto. Puede haber actos de corrupción y esas son intolerables y por eso tenemos una agenda muy potente que nos va a permitir cerrar cualquier brecha que pueda existir para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Y en términos de la situación de La Haya y de con Bolivia, hemos explicado someramente que Bolivia nos ha llevado a Chile, a La Haya, que este es un tema bilateral y ya. Buonasera Presidente, rimaniamo sui rapporti tra Italia e Cile, nei prossimi giorni c'è l'appuntamento del G7, avremo l'appuntamento del vertice tra Unione Europea e Paesi latinoamericani. Che strada tracciare per rafforzare il legame tra Italia e Cile e soprattutto che strada pensa l'Italia di tracciare nei vertici internazionali? Parlo di una strada soprattutto economica, visto che anche nel tema di riforme vi siete confrontati e forse c'è una certa comunità di visione sul tema delle riforme. Credo che l'asse tra Europa e America Latina, e in particolar modo tra Italia e Cile, sia un asse strategico, non occasionale, ma strategico. La Presidente diceva prima come il Cile sia un paese solido, stabile, che lotta contro i problemi di tutto il mondo, contro la corruzione, contro le difficoltà. Stesse questioni le abbiamo noi, lo sapete bene, lo vedete anche leggendo i giornali di oggi. Un paese solido è quello che combatte la corruzione, come sta avvenendo anche in Italia, con grande decisione e con grande forza, mandando chi ruba in galera, ovviamente nel rispetto delle presunzione di innocenza, ma arriverà prima o poi un processo e avrà la sentenza passata in giudicato. Quando questo arriverà è giusto che chi ha violato le regole del gioco paghi tutto e paghi fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo centesimo. Lo stesso sforzo che stiamo facendo in tutti i paesi civili con grande determinazione. Io credo che il rapporto col Cile sia un rapporto particolarmente positivo perché condividiamo dei valori, degli ideali. E allora cosa portiamo al G7? Portiamo la convinzione che l'Italia debba essere sempre più protagonista nel mondo, avendo la forza di fare accordi alla radice. Faccio un esempio, ne abbiamo discusso con la Presidente Bachelet. Quando si parla di flussi migratori, è inutile fare grandi discorsi se poi tagli il budget della cooperazione internazionale. Tutti i soloni che parlano di flussi migratori in Italia dovrebbero ricordare che cosa hanno fatto quando al governo stavano loro sul tema della cooperazione internazionale. Perché se vuoi bloccare i flussi migratori devi agire a monte, non sul mare. Devi essere capace di bloccare in partenza, quindi devi fare un investimento in cooperazione internazionale. Devi fare degli accordi con i paesi in modo strategico, ecco di quello di cui discuteremo anche al G7. Naturalmente sull'America Latina c'è qualcosa di più, ci sono dei settori strategici. La Presidente Bachelet ricordava la visita del Ministro Pinotti, molto importante il tema dell'aviazione, dell'aeronautica, degli investimenti in difesa aerea, ma anche in innovazione. Abbiamo discusso di energia a lungo, ci sono degli investimenti di Enel straordinari. Abbiamo anche discusso, non ve l'abbiamo detto, di agroalimentare, quindi la Presidente Bachelet sarà all'Expo anche come leader di Women for Export, ma non dimentichiamo che il Cile ha una grande potenzialità sul settore anche dell'agroalimentare e c'è un padiglione del Cile, lo dico perché dovevo visitarlo, ancora non l'ho visitato, perché è molto bello però, quindi lo dico subito. Mi hanno già detto che è molto bello. Quindi c'è un grande spazio per poter cooperare e collaborare insieme. Io spero,
di accogliere l'invito della Presidente Bachelet e nel giro di qualche mese di restituire la visita, però abbiamo detto insieme che deve essere una visita concreta, quindi deve avere degli elementi concreti da valorizzare insieme. Allora, con grande affetto verso i tanti cileni che sono in Italia, con un pensiero colmo di affetto anche per gli italiani che stanno in Cile, noi diciamo che questo incontro è stato un incontro molto importante e positivo. Non è il primo perché ci eravamo già visti a New York, continueremo a vederci nelle sedi internazionali, andremo a restituire la visita in Cile. Sappiate che lo spazio di cooperazione internazionale è ancora minore di quello che possiamo fare insieme. Quindi le cose migliori ancora dobbiamo farlo. E due governi che si stimano come i nostri possono avere tante cose in futuro da fare. Quindi, cara Presidente Bachelet, l'Italia è casa tua e siamo molto molto felici per la tua visita. Grazie di cuore. Molte grazie.